Radio Radicale, siamo con la Presidente e i deputati del PD Chiara Braga per commentare l'intervento di Giorgia Meloni sul Consiglio europeo. Allora, mi sembra che siano emersi diversi motivi di, non dico di polemica, ma comunque di discussione con l'Unione europea a partire dal MES, dai tassi di interesse. Però ci sono anche tante questioni positive. Allora, lei che valutazione ha fatto? Ma intanto abbiamo visto ancora una volta Giorgia Meloni da leader di quella che un tempo era l'opposizione e non con lo standing che dovrebbe avere una Presidente del Consiglio chiamata a discutere a livello europeo su questioni strategiche per il nostro Paese. Sul MES mi pare che la divisione dentro la maggioranza sia evidente, c'è una idea folle di utilizzare il MES come arma di ricatto su altre partite, dando veramente Quello è il una... PNRR, secondo Quello del lei? PNRR e anche il patto di stabilità, la riforma del patto di stabilità, ma non è così che funziona e credo che prima se ne accorga meglio è per gli interessi del Paese. Sulla BCE diciamo, la sensazione è che come sempre si cerchi un capro espiatorio di difficoltà. Questo governo non sta affrontando il tema dell'inflazione, della bolla generata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Oggi sì, ci sarebbero strumenti per intervenire e evitare queste speculazioni. Il tentativo di affossare ad altri la responsabilità è tipico di questa destra che non affronta invece i problemi reali del Paese. Con quale spirito l'avete ascoltata dopo il dossier su Figliuolo? Ma in realtà devo dire che il nostro atteggiamento è stato molto stupito dai toni e dalla mancanza, credo, anche di rispetto del Parlamento in una discussione come questa. Un intervento pieno di provocazioni, di rivendicazioni. Ma secondo lei è segno di una debolezza? Io credo che sia segno di una difficoltà uscire da un cliché di leader dell'opposizione. Questo è un problema non per il PD o l'opposizione, è un problema per il Paese e per il nostro ruolo e il nostro peso in Senta, sull'immigrazione lei vede passi in avanti dopo l'apertura del dossier Tunisia e quello che è successo in Grecia? Pensa che le difficoltà aumenteranno oppure il blocco della destra si farà forse più sentire in Europa dopo la vittoria di Mitsotakis? Io penso che Meloni non ha sciolto un nodo fondamentale, capire se in Europa sulla gestione anche di un tema come quello dei flussi migratori continua ad essere amica dei suoi alleati tipo Orban o di chi si oppone a una maggiore solidarietà europea o dei paesi che invece sono disponibili a ragionare su politiche avanzate. Questo è il grosso problema e sulla Tunisia diciamo, credo che abbia avuto il demerito di trascinare anche la Presidente della Commissione europea in un passaggio sicuramente non positivo e il blocco, diciamo, sull'accordo mille volte annunciato dal ministro Tajani, che poi non si è concretizzato, dimostra che il racconto che ne viene fatto è molto diverso dalla realtà. Vuole dire qualcosa sul conflitto con la BCE, sui tassi di interesse? Lei condivide alcuni motivi di critica e pensa che questi possano avere anche delle ripercussioni, anche se la Lagarde rappresenta la Banca Centrale Europea con la Francia? Noi vorremmo che il governo italiano si occupasse di affrontare i nostri problemi di andamento dei prezzi, dell'inflazione e avesse un atteggiamento sicuramente dialogante, dialettico anche con le istituzioni europee. Ma questo tentativo di scaricare sulla BCE delle responsabilità delle mancate scelte del governo italiano ovviamente non ci vede d'accordo e lo denunceremo come una grave mancanza del governo Meloni. Nella risoluzione che presenterete cosa chiedono? Noi chiediamo un atteggiamento diverso sulla gestione dei flussi migratori, immediato, diciamo, l'impegno a rappresentare una politica che garantisca il rispetto dei diritti umani e rilanciamo sul grande tema di un'operazione Mare Nostrum europea. Non possiamo più accettare tragedie come quelle che sono avvenute poche settimane fa sulle coste della Grecia e quella di Cutro, su cui ancora il governo non ha fatto chiarezza su quanto è veramente avvenuto. Avete notato dei cambiamenti sulla guerra russo-ucraina? Abbiamo visto che c'è anche l'apertura dell'Italia alla Moldova nell'Unione Europea, ma vedete dei cambiamenti? Oppure penso che su questo ci sono motivi di convergenza? Noi abbiamo ribadito anche oggi la nostra posizione, quella di un pieno sostegno al popolo ucraino e anche dalla volontà di sostenere naturalmente tutte le iniziative che possano accompagnare un processo di pace. Ci è molto dispiaciuto che nella parte iniziale delle sue comunicazioni la Presidente del Consiglio Meloni non abbia sentito il dovere di richiamare e esprimere pienamente un sostegno alla missione diplomatica affidata dal Santo Padre al Cardinale Zuppi. Ok, grazie, grazie Chiara Braga.